ecco, dico senza Mario Occhiuto, è stato ascoltato in Camera di Consiglio dove ha esposto le controdeduzioni dell'amministrazione comunale ai rilievi contenuti nella delibera trasmessa dalla magistratura contabile. Le prime parole del sindaco di Cosenza dopo l'udienza sono chiare: non abbiamo causato noi il dissesto. Occhiuto parla del piano che definisce in regola. Ho presentato alla Corte dei Conti sulla base della loro richiesta, della loro relazione. Il Comune di Cosenza sostanzialmente è in dissesto dal 2011. Noi abbiamo un piano di riequilibrio che abbiamo predisposto e che era stato bocciato poi da questa Corte dei Conti nel 2013 con questa stessa situazione. Poi è stato approvato dalle sezioni riunite, che è un piano che deve ripianare i debiti e i deficit del passato. Quindi noi stiamo parlando di quello che era avvenuto prima che la Giunta Occhiuto nel 2011 si insediasse. Abbiamo fatto rispetto a quel piano molti passi in avanti rispetto a prima, nel senso che abbiamo ridotto le spese, abbiamo ridotto di moltissimo anche il numero dei dipendenti, quindi noi lavoriamo con meno della metà di persone che oggi, nel 2011 lavoravano nel comune, oggi appunto ne abbiamo meno della metà, ma diamo servizi migliori. Voglio ricordare che la città di Cosenza è la prima per raccolta differenziata, è la prima per tanti parametri, tant'è che è quinta in Italia nella graduatoria Lega Ambiente Ambiente Italia, e abbiamo realizzato moltissime opere pubbliche, quindi abbiamo aumentato il patrimonio del comune in questi anni con fondi strutturali, non con i fondi di bilancio. Quindi c'è stato un miglioramento da tutti i punti di vista, anche da quello dei conti, anche da quello finanziario, perché quello che abbiamo trovato nel 2011, che era la situazione di dissesto certificata da questa Corte dei Conti, oggi è notevolmente migliorata. Oggi questa Corte dei Conti ci dovrà dire se questo piano di riequilibrio che noi avevamo pensato in 10 anni e che la Corte dei Conti bocciò nel 2013 perché ritenne non possibile il risanamento dei conti comunali così come erano stati, così come noi avevamo ereditato dal passato, oggi ci dovranno dire se è ancora possibile. Noi riteniamo di sì, perché abbiamo fatto molto in questi anni, anche da questo punto di vista, anche dal punto di vista del risanamento dei conti, e quindi aspettiamo fiduciosi, altrimenti avverrà quello che è avvenuto nel 2013, quando questa Corte dei Conti bocciò quel piano, poi dovremmo fare ricorso alle sezioni riunite. Questo. Non abbiamo rispettato alcuni parametri che riguardano soprattutto le entrate poi, no? Le entrate comunali che erano previste in misura maggiore rispetto a quelle che poi realmente per una situazione complessiva di tutti i comuni del sud sono rispetto soprattutto ad alcune forniture tipo la fornitura idrica, anche l'imposta sui rifiuti, diciamo, ci sono difficoltà da parte di tutti i comuni a recuperare queste somme da parte dei cittadini. Noi stiamo ripianando i debiti del passato. Adesso se questi debiti sono, se que questi de questo deficit di bilancio, questa azione che abbiamo fatto è sufficiente al ripianamento. Teniamo conto sempre che questa è un'azione che viene monitorata dal 2011 dalla Corte dei Conti ogni 6 mesi. Quindi parliamo di cose del passato, non dell'attuale giunta. Cioè noi avevamo previsto in questi anni una riduzione di 23 milioni e siamo a una riduzione di 26 milioni. Quindi abbiamo ridotto ancora di più le spese rispetto a quella che era la previsione del piano. Abbiamo anche implementato il patrimonio del comune, perché abbiamo utilizzato tutte le risorse strutturali che quindi non sono fondi di bilancio, ma oggi ci sono delle opere che prima il comune non aveva e che sono patrimonio della nostra città, anche opere che porteranno ricavi, come per esempio il parcheggio di Piazza Bilotti, no? È un ricavo che il comune può avere anche. Poi abbiamo strutturalmente proprio ormai diminuito la spesa, proprio perché abbiamo fatto ricorso a un prepensionamento di 320 dipendenti, quindi oggi noi, pur essendo un comune che è nella più alta parte della graduatoria nazionale in termini di qualità dei servizi, facciamo quei servizi con un terzo dei dipendenti che aveva prima il comune di Cosenza. Quindi c'è una riduzione delle spese. Abbiamo pure evidenziato alla Corte dei Conti che c'è stato anche un aumento rispetto agli accertamenti delle entrate. Cioè noi avevamo previsto in questi anni 320 milioni di accertamenti, ne abbiamo fatti 350 milioni, quindi c'è stato un incremento anche rispetto alle nostre previsioni del piano. Purtroppo non si è verificato però l'incremento nella riscossione, cioè anche se gli accertamenti sono stati maggiori, i cittadini hanno pagato di meno, quindi vuol dire che
sia un problema a recuperare queste somme, perché c'è un'evasione, ci sono cittadini che non pagano. Probabilmente questo intanto non è una situazione solo del Comune di Cosenza, ma riguarda tutte le città, in particolare quelle del sud. La situazione politica di un'eventuale decisione negativa della Corte dei Conti anche in vista delle regionali? Qua siamo in un paese dove ci sono sempre le strumentalizzazioni politiche, però basta vedere le carte, dico io, cioè i numeri sono numeri. Se noi eravamo in dissesto nel 2011 e abbiamo fatto un piano, abbiamo ridotto le spese, abbiamo aumentato le entrate e quindi abbiamo meno della metà dei dipendenti, meno della metà dei dirigenti, di che cosa? Abbiamo utilizzato tutte le risorse strutturali, non vedo in che cosa possa esserci la strumentalizzazione. Questo la Corte dei Conti l'ha visto perfettamente, perché i bilanci sono bilanci pubblici, quindi non possiamo nasconderci, dobbiamo far capire bene ai cittadini questo, perché spesso è così, cioè il Comune va in dissesto, a parte che fra dissesto e predissesto non cambia niente, sono due strumenti che sostanzialmente si equivalgono da un punto di vista degli effetti sulla popolazione, perché le aliquote dei tributi sono sempre quelle, sia con il predissesto sia con lo strumento che noi abbiamo utilizzato che con il dissesto. Quindi il Comune di Cosenza è in dissesto adesso, un dissesto guidato, uno strumento che noi abbiamo utilizzato, appena è uscito all'epoca questo istituto, mi ricordo che c'era all'epoca il governo Monti, e lo abbiamo utilizzato per evitare il dissesto responsabilmente, perché altrimenti la Corte dei Conti aveva certificato il dissesto. Anzi, questa Corte dei Conti, su quel piano di riequilibrio, che fu il primo in Italia, lo voglio ricordare, quindi era anche atipico, disse: guardate, voi in 10 anni non riuscite a risanare il Comune di Cosenza. Noi facemmo ricorso a questa, quindi ci trovavamo nella stessa situazione. Oggi voi siete qua, non capisco perché non siete venuti nel 2013.